La notizia riporta appunto che le tossine ambientali che sono sempre più riconosciute come un importante fattore di rischio per lo sviluppo della malattia del Parkinson. Si ritiene infatti che la crescente incidenza di questa malattia sia parallela alla industrializzazione crescente e alle esposizioni associate alle tossine ambientali. E da studi di Phoenix in Arizona è stato dimostrato, e anche ecco qui vedete le notizie che abbiamo trovato appunto sugli studi della Rochester University e nel Barrow Neurological Institute di Phoenix, eccola qui. È stato dimostrato che le tossine ambientali innescano infiammazioni, danni ai mitocondri delle cellule e stress ossidativo. L'esposizione ai pesticidi è stata a lungo collegata al morbo di Parkinson e i pesticidi sono associati alla neurotossicità in diversi modi. Il paraquat, il rotenone, l'agente orange, il tricloroetilene, il glifosato sono soltanto alcuni dei tanti colpevoli identificati attraverso studi epidemiologici come tossine che aumentano il rischio del Parkinson, in particolare tra coloro che hanno, come vedete qui in queste immagini, esposizioni professionali, lavoratori agricoli, per esempio. I pesticidi compromettono l'integrità della barriera intestinale, portando a infiammazioni intestinali e sistemiche. Ciò si traduce in un accumulo di alfa-sinucleina, e neurodegenerazione. Quindi siamo nell'argomento anche che vedremo con la professoressa Clerico tra poco. Un ulteriore meccanismo di neurotossicità separato dall'infiammazione comprende, per esempio, la produzione dei radicali liberi famigerati che causano danni cellulari diretti e influenzano la rimozione neuronale delle proteine danneggiate o degradate, aumentando ulteriormente il danno cellulare. Un'altra importante eziologia ambientale per una moltitudine di problemi di salute è il particolato fine associato all'inquinamento atmosferico. È stato dimostrato che il particolato attraversa la barriera del cervello e può generare una risposta immunitaria osservabile valutando i livelli di citochine, come ricordate nel Covid-19, citochine nel sangue e anche nel liquido cerebrospinale.